Io mi dissocio da questo filotto, filo immigrazionista, buonista che si sta creando. Avevamo dubbi. Io a Don Fabio dico una cosa che ovviamente non sono d'accordo, non condivido l'analisi che è stata fatta. Dico che una società funziona. Una società funziona esattamente nel momento in cui ci sono delle regole e queste regole vengono rispettate. L'immigrato lavora, ha un reddito, ha una casa, contribuisce alla ricchezza del paese, l'immigrato è ben accetto. Quella nave lì, e Don Fabio infatti ha evitato di commentare le immagini del traghetto. Ma io no. Ma no, ma come? Io sì. Lì, c'era, lì ci sono 50 immigrati clandestini raggiunti da un decreto di espulsione che andavano rimpatriati. Quella nave lì è il fallimento della gestione del fenomeno dell'immigrazione nel nostro paese. Punto. Perché tu, se tu pensi di fare le espulsioni dandogli il foglio di via, cioè chiedendogli, pregandogli, guardate, avete 7 giorni di tempo, allontanati dal territorio dello Stato. Evidentemente quel sistema non funziona. Nel 2016 sono stati emessi 40.000 decreti di espulsione, sono state rimpatriate 5.000 persone. Perché? Perché avete cancellato il reato di immigrazione clandestina, perché avete azzerato. Guarda che c'è ma non funziona. Non funziona perché è inutile. Avete azzerato il fondo rimpatri, è stato azzerato il fondo rimpatri. Avete chiuso i CIE, che sono l'unico strumento fondamentale per poter fare. Decreto, li riapre. Oh, signore, li riapre Minniti. È l'unico strumento. Sì, ad oggi CIE non ci sono, perché Minniti è stato talmente bravo che a gennaio sono sbarcate in Italia 10.000 persone, il 35% in più rispetto a gennaio dell'anno scorso, quindi il decreto non funziona. Detto questo, il fenomeno va gestito, il nostro paese oggi lo sta subendo e quindi io credo che c'è una responsabilità, l'ho detto prima, europea, che si è totalmente disinteressata di questo problema. I ricollocamenti non funzionano, ok, dovevano essere ricollocate dall'Italia 40.000 profughi, ne sono stati ricollocati 3.000 e poi c'è un'enorme, una gigantesca responsabilità da parte del nostro paese. Scusate, se nel 2016 sbarcano 181.000 profughi, presunti tali, io li chiamo clandestini, di cui solo il 5% tiene lo status di rifugiato politico. Se vengono presentate 123.000 domande d'asilo, ne vengono esaminate 91.000 e solo 4.800 ottengono, sono numeri certificati questi, solo 4.800 ottengono lo status di rifugiato politico e 51.000 domande vengono bocciate perché sono migranti economici, quindi illegali, quindi clandestini, è evidente che è la fotografia, i numeri dicono tanto, non dicono probabilmente tutto, ma è la fotografia di un sistema che non regge. Per quanto riguarda, e chiudo, l'immagine del sindaco di Benevento, il problema è questo, lì c'è un patto tra l'ente locale e lo Stato che viene tradito e qui c'è una grande responsabilità da parte dell'ANCI, perché l'ANCI non può dire ai sindaci accogliete 2,5 profughi ogni 1.000 abitanti e poi questo patto viene completamente disdetto, disatteso totalmente. L'ANCI non può dire ai comuni accogliete tramite SPRAR perché lo Stato mette 100 milioni di euro, 500 euro a migrante, incentiva i comuni a accogliere gli immigrati e poi come è successo in quel comune lì il sindaco prende gli immigrati tramite SPRAR e poi il prefetto gliene porta altri. Perché qui è il tradimento del patto tra lo Stato e l'ente locale. Allora, io credo che sia indegno che lo Stato metta 100 milioni di euro per incentivare gli enti locali. Il sindaco deve fare altro. Il sindaco non deve sostituirsi allo Stato nella gestione di un fenomeno che lo Stato non è in grado di gestire. I sindaci devono fare altro, devono gestire l'ordinaria amministrazione. Sentiamo... E scaricare sui sindaci la gestione di questi fenomeni così gravi e così importanti è irresponsabile. Allora,